Radio Radicale con l'onorevole Frusone del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Difesa di Montecitorio, per parlare di Libia. Noi abbiamo visto in questi giorni tante polemiche sulla Libia che sembra siano state dissipate in un salotto televisivo. Volevo sapere che tipo di valutazioni può fare sia sull'anticipo del dibattito che ci sarà domani a Montecitorio che su come si è mosso il nostro Paese attraverso le voci dei ministri competenti. Sì, effettivamente ci troviamo innanzitutto in una situazione un po' particolare dove ormai le guerre si annunciano nei salotti televisivi e si ritirano dichiarazioni di guerra nei salotti televisivi. Il Parlamento si trova invece al margine di tutto questo e questa già è una cosa molto preoccupante, perché dobbiamo sentire dai ministri che manderemo forse 5.000 uomini in Libia e poi dalla D'Urso sapere che invece c'è una posizione più attendista. Invece, per quanto riguarda, parlando di cose un po' più serie, quello che probabilmente Gentiloni verrà a dirci qui lo possiamo intuire, cioè che al momento effettivamente l'Italia non, lui prenderà tempo dicendo che l'Italia ancora non si è impegnata sotto questo profilo della Libia, che rimane ancora la questione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU oppure il benestare della Libia, che tuttora non ha un governo vero e proprio che potrebbe dare questa autorizzazione. Sarà questo insomma quello che ci dirà, ma invece bisogna dover leggere tra le righe. Noi abbiamo scoperto questo decreto di febbraio dove si parlava di questi uomini delle forze speciali da mandare in Libia. Questo dal mio punto di vista è un po' un prendere tempo da parte di Renzi, perché secondo noi è pesantemente pressato dagli Stati Uniti, anche perché a suo tempo, e qui si vedono gli errori di un premier che invece vuole spacconeggiare solamente, quando disse che l'Italia era pronta a candidarsi per la guida di una missione in Libia. Beh, gli Stati Uniti hanno preso la palla al balzo e gli hanno detto: benissimo, se vuoi la guida metti sul campo 3, 4, 5 mila uomini. E quindi purtroppo con questo modo di fare del Premier, non del nostro, ma ci ritroviamo in una situazione molto scomoda per l'Italia, perché dal nostro punto di vista ora come ora è impossibile mettere gli stivali sul terreno in Libia, diventa molto pericoloso per i nostri uomini. Noi questo lo diciamo già da tempo. In realtà si dovrebbe fare tutto un altro tipo di politica. Se lo diciamo da tantissimo tempo dell'ipocrisia dell'Italia sulla questione dell'ISIS, dove si continua a dire che bisogna combattere l'ISIS, ma non si fermano, non c'è un confronto con quei paesi che invece ormai è risaputo finanziano l'ISIS, e invece noi continuiamo a fare affari con l'Arabia Saudita, vediamo anche altre esportazioni di armi verso altri paesi e questo non viene fermato. Questa è una cosa assurda. Vediamo bene come invece il Premier Renzi pensi solamente a obbedire a determinate ordini che vengono da altri paesi. E la cosa più inquietante è che si sta iniziando a creare una concorrenza da parte di paesi europei. Ma tutti noi crediamo che l'Italia si sia mossa con queste forze speciali, anche perché sono lì già presenti forze speciali della Francia e dell'Inghilterra. Quindi si crea, come è successo già nel 2011, una corsa alla Libia per non trovarsi successivamente ad un eventuale intervento militare con scarsi approvvigionamenti di petrolio e di altre risorse che sono molto importanti per il nostro paese. Quindi stiamo vedendo che comunque anche la questione dell'Europa unita si perde di fronte invece a degli scenari di politica estera che non sono convergenti tra i vari paesi. Ecco, noi ci potremmo trovare nella ipotesi di una situazione grottesca del tipo: l'Italia offre il comando senza impegnarsi militarmente per le operazioni della Libia, visto che mi sembra Gentiloni un impegno del genere lo abbia preso. Beh, io vorrei vedere, di solito chi prende il comando è proprio
chi mette più risorse a disposizione. Certo, l'Italia, se proprio vogliamo parlare di comando, sarebbe avvantaggiata dalla posizione strategica, ma prendere il comando senza poi mettere risorse umane soprattutto in campo, credo che diverrebbe la prima volta. Nemmeno gli Stati Uniti riescono a fare una cosa del genere, cioè loro prendono spesso, hanno il timone della NATO perché sono quelli più impegnati nelle missioni militari estere, sono quelli che spendono una cifra esorbitante in armamenti militari, hanno l'esercito più grande del mondo e quindi hanno il timone della NATO. Pensare di poter avere il timone di una missione del genere senza mettere risorse è un po' assurdo. Poi tutto è possibile, dipende sempre dagli accordi che ci sono tra i vari paesi, ma la vedo difficile. Io non credo che Gentiloni venga qui a dire state tranquilli, avremo il comando, comanderemo noi senza mettere un soldato in campo. Bene, la ringrazio della sua disponibilità, ringrazio l'onorevole Frusone del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Difesa di Montecitorio.